La squadra imbattibile dell'Arezzo Calcio Femminile, che nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita, premiata da parte del Consiglio regionale. Con questa premiazione vogliamo sottolineare non soltanto le gesta sportive, che sono state veramente esaltanti, perché una squadra che non perde mai una partita durante il campionato credo che sia veramente da Guinness dei primati. Ma queste ragazze portano un messaggio che va oltre le gesta sportive, portano un messaggio di forza delle donne, di riscatto, di determinazione, di pari opportunità. E quindi questo è l'altro aspetto altrettanto importante che con questo premio noi vogliamo sottolineare. Una storia, quella dell'Arezzo Calcio Femminile, che ha avuto anche una grande eco mediatica in seguito al docufilm Una Storia Impossibile. Sappiamo bene quanto sia importante per il calcio femminile tutto questo, sta crescendo molto, e se noi abbiamo potuto fare qualcosa, seppur piccolo però comunque grande, siamo lieti di essere anche qui presenti per questo invito. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni, non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto, perché non esiste lo sport giusto. Se questa è la tua passione, è giusto seguirla. Per i ragazzi, cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne. Il presidente Amaranto infine ha portato in dono alla regione una maglia dell'Arezzo Calcio Femminile con il numero 1970, l'anno in cui è nata la regione toscana come istituzione. Diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile, perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta. Sì, la squadra, le ragazze, le singole, ma poi il gruppo, ciò che viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio. Tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato.